pagarle a la vida. Cuando todo te ha salido siempre mal, ¿cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Prima di morire, mio padre aveva scritto al signor Nicola pregandolo di iniziare la procedura per darmi il suo cognome. È una menzogna! Non è affatto una menzogna! Quella lettera esiste, signora. E dov'è allora? In questo momento non lo sappiamo. Ci sta ingannando! Non vi sto ingannando! Tu l'hai letta? No, ma il signor Nicola sì. Il signor Nicola sarebbe capace di qualsiasi cosa per aiutarvi. Ma anche voi, signora, pur di pregiudicarvi. Ora basta, per favore, siete a casa mia e non permetterò che continuiate ad insultarvi. Non ti rendi conto che è uno stratagemma, Beatrice? Anche nel caso che questo fosse vero, mia figlia ha già chiesto un annullamento del matrimonio religioso. Quella petizione si può ritirare. E perché mai dovrebbe farlo? Voi l'avete scacciata, non l'avete più voluta accanto, l'avete umiliata davanti a tutto il paese. Volevo solamente starle lontano per qualche tempo, però voi avete preteso che fosse per sempre. Avete fatto questo, madre? Sta mentendo. Non sto mentendo! Ammetto di aver commesso un errore allontanandoti da me. E per questo ti chiedo perdono. È molto comodo. Credete forse che mia figlia sia un burattino? E potete fare di lei quello che più vi aggrada? Siete un farabutto, un mascalzone! Madre, ora basta! Prego tutti e due di andare ora! Non oserai scacciarmi, Beatrice? No, ma non sopporto che lo insultiate in questa maniera! Ascoltami, quello che ti ho detto è molto importante. Quella lettera invalida l'azione legale della signora Sofia e di Andrea e soprattutto l'annullamento del nostro matrimonio. Di conseguenza tu sei ancora mia moglie. E com'è possibile che quella lettera non sia mai apparsa? Sembra che Basilio l'abbia rubata alla signora Sofia. Adesso Andrea la sta cercando, vuole distruggerla. Si sta burlando di te, non ti rendi conto? Tu pensi davvero che Andrea sarebbe capace di commettere un'azione così meschina? Andrea e sua madre sono due persone prive di scrupoli. E voi lo sapete molto bene. Quando entrerò in possesso di quella maledetta lettera, tu tornerai a vivere con me. Te lo giuro, a qualsiasi costo. Addio. Il diavolo crede di essere presuntuoso, arrogante, mascalzone. Non sarai così ingenua da credere alle sue bugie, Beatrice. Io non ho ancora mangiato, madre. Vado in cucina dalla signora Vittoria a prepararmi qualcosa. Mi aspettate qui o ve ne andate? Signori, che piacere vedervi. Per me non è affatto un piacere. Restituiscimi subito la lettera di mio padre. Ma di che cosa state parlando? Basilio ci ha detto di averti affidato la lettera e che tu gli hai reso la busta vuota. Ma io vi assicuro che non... Sto perdendo la pazienza, Castaldo. Se non mi dai quella lettera, ti giuro davanti a Dio che ti ammazzerò con le mie stesse mani. Per favore, signora Leardi, non potremmo discutere in modo civile. Non sono dell'umore giusto per una discussione civile. O mi restituisci quella lettera, o ti distruggo il locale, Castaldo. Per favore, signora Leardi, calmatevi, vi prego. Per favore. Ho dato la lettera a padre Domenico.
Signora. Sì? È successa una disgrazia. Che cosa? Angelica ha dato alla luce una bambina morta e lei sta molto male. Per quale motivo? Hanno dovuto farle il taglio cesareo per farla nascere. È terribile. È accaduto poco dopo il mio arrivo. Per questo mi sono attardata. Sono tutti molto tristi e preoccupati. Sì, posso immaginarlo. Juan non sa ancora niente, non è vero? Certo che lo sa. È stato lui stesso a portare la bambina al cimitero. Quando? Questa mattina. Ma sei stato qui poco fa e non mi ha detto niente. Magari non voleva darvi un dispiacere. Io vorrei tornare là, signora, e assistere Angelica questa notte. Certo, puoi andare. Veramente anch'io vorrei vederla, però... Allora andiamo. Sì, sono io. Come ti senti? Non lo so. Sento molto calore nella pancia. Mi brucia. È logico. Te l'hanno tagliata. Me l'hanno tagliata. Per tirare fuori la bambina. È una bambina. Dov'è adesso? Il signor Juan l'ha portata via. Dove? Angelica. Non ce l'ha fatta. Perché? Il dottore ha detto che quando è nata era già morta. Ti dispiace? Sì. Ma tu avevi detto che non la volevi. Sì, lo so. Sì, lo so, però... No. Non piangere. È andato dalla signora Beatrice? Dopo il parto siamo passati a casa vostra a cercarvi. Ah. E Juan ci ha detto di venire qui. Ha detto che lui avrebbe tardato. Pietro vi ha detto che è venuto il signor Andrea? Sì, sì, mi ha raccontato tutto. Bene, la lettera è nelle mani di padre Domenico. Oh, finalmente una buona notizia, era ora. Non è così buona, non ha voluto darmela. E perché? Perché i religiosi a volte vedono le cose in una maniera diversa dalla nostra. Non posso credere che sia capitato proprio adesso. Quando avevo conquistato la fiducia del signor Andrea, mi trattava molto bene. A volte addirittura mi sorrideva. Che cosa ne sarà di me, zio? Trovati un uomo e vattene lontano. Quale uomo? Uno di quei disgraziati di Campo Real. Non ti avevo detto di andartene? Anche se mio figlio ti ha permesso di tornare alla tenuta, cerca di tenerti lontana dalla casa e dal mio cospetto. Muoviti, che aspetti? Quella sfacciata ti ha raccontato che ha fatto. Sì, padrona. Ed è sinceramente pentita. Il suo pentimento è giunto un po' troppo tardi. E tu? Perché ti hanno mandato a chiamare? Per la questione della lettera, signora. Che altro è successo? Non ve l'ha detto il padrone? Se me lo avesse detto, non te l'avrei chiesto. È successo che... E se il signore si arrabbia? Forse non hai ancora capito che anche se mio figlio è il padrone, io sono sua madre. E chiunque si metta contro di me, prima o poi la paga. Sì, questo lo so. E allora? Il fatto è che io avevo affidato la lettera a Roberto Castaldo e sembra che quel farabutto non me l'abbia restituita. Sembra? Il signor Andrea ha trovato la busta e dice che era vuota. Tu che cosa credi? Io non lo so, signora. La lettera non era più in quella busta. O l'ha presa Castaldo o quel mascalzone che mi ha rubato il sombrero. Hai visto Andrea? No. Perché? È accaduto qualcosa? Sì.
cosa? È vero che esiste una lettera del povero Francesco in cui riconosce Juan come figlio legittimo? Chi te l'ha detto? Me lo ha detto Juan. Sono andata da Beatrice, poi è arrivato lui con questa notizia. Non so di che cosa stai parlando. Questo significa che non è vero? È la prima volta che sento parlare di una lettera del mio defunto sposo in cui si è menzionato Juan. Ti chiedo scusa. Hai visto? Lo avevo detto a Beatrice che era una menzogna di quello spudorato. Oh, Dolores, non so più che cosa fare con mia figlia. È davvero vergognoso che viva da sola e alla mercé di quel disgraziato che si presenta all'improvviso in casa sua. Sai che cosa ha avuto il coraggio di dirle? Che dovrà tornare con lui, a qualsiasi costo. Comunque, se è vero che esiste una lettera del signor Francesco Aleardi della Valle... Invece non esiste. Hai sentito, Sofia, no? E Beatrice cosa ha detto? Gli ha creduto? Buonasera. Buonasera. Potrei parlare con padre Domenico? In questo momento è piuttosto occupato. Non gli farò perdere molto tempo. Sono Roberto Castaldo e devo ritirare quella lettera che gli ho affidato tempo fa. Può anche darla a voi, se crede. Sì, vado subito. Grazie. Come sta Angelica? Purtroppo la febbre sta salendo. Non ti interessa sapere di padre Domenico? Ce l'ha lui la lettera? Sì. Ve l'ha data? No. Perché? Ha detto che è suo preciso dovere restituirla a Castaldo. Ma gli avete spiegato di cosa si trattava? Certamente, ma sai come sono i preti. Ha detto che prima di consegnargliela gli farà promettere che la darà a me. Padre Domenico, come può pensare che quel miserabile manterrà una promessa? Ho cercato di spiegarglielo, ma è stato tutto inutile. Dobbiamo insistere, avvocato. Beatrice deve tornare a vivere con me. Domani mattina andremo da Roberto Castaldo e costi quel che costi, lo trascineremo da padre Domenico. Mi sembra un'ottima idea. Come sta? È peggiorata. Le ho dato la medicina che ha portato il dottore, però la febbre sta salendo. Perché non chiamiamo la signora Antonia? Sì. Se mi permettete, io vi consiglierei di portarla in una stanza un po' meno afosa. Avete ragione. Mi raccomando, fate attenzione. Certo. Vado dalla signora Antonia. Sì. Grazie. Dammi una mano. Voi volete che ve la renda? Ve ne sarei molto grato, padre. Accomodatevi. No, vi ringrazio. Vado molto di fretta.
Sono a conoscenza del contenuto di quella lettera. Allora l'avete letta? No, ma l'avvocato Manera mi ha messo al corrente. Davvero? Mi ha detto che l'aveva scritta il signor Francesco Aleardi e che era indirizzata a lui. No, padre, non dovete credermi. Non è vero. Quella lettera è mia, l'ho scritta io stessa. Mi autorizzate ad aprirla? Mi offendete se dubitate della mia parola. Non so perché il signor Nicola dica certe cose. Sicuramente l'ha confusa con un'altra lettera. Vi posso garantire che si sta sbagliando. Bene, in questo caso perché non tornate domani con il signor Nicola per chiarire questo malinteso? Non voglio assolutamente che l'avvocato Manera rimanga con il dubbio che si tratti proprio della lettera che lui ha tanto cercato. Ascoltate, padre. La verità è che quella lettera non è mia. Un amico mi ha pregato di chiedervi di custodirla. Io non so nemmeno che cosa c'è scritto. E perché mi avete ingannato? Perché me lo ha chiesto lui. È qualcuno che io conosco? Sì. E ora suppongo che non vorrete dirmi di chi si tratta. Mi ha fatto giurare che non l'avrei tradito. Bene, se è così, dite al vostro amico di venirmi a trovare. Non verrà mai. Mi state mettendo in difficoltà. Io ho bisogno di sapere a chi realmente appartiene quella lettera. L'avvocato Manera sostiene che è una lettera che il signor Aleardi ha scritto a lui. Voi affermate che è di un vostro amico. Se questa storia non si chiarisce, la lettera resterà qui da me finché il signore non disporrà diversamente. E questa è la mia ultima parola. Si sta attardando molto. Forse padre Domenico era occupato. Se ci avesse ingannato. Se fosse entrato in chiesa e uscito dalla sacrestia. La lettera? Non ha voluto restituirmela. Perché? Perché l'avvocato Manera, non so in che modo, ha capito che l'aveva padre Domenico e gli ha detto di che cosa si trattava. Pietro è andato dalla signora Antonia, ma non l'ha trovata, è partita per il nord. È arrivata anche la signora Beatrice. Davvero? Vuole vedere Angelica. Buonasera, signore. Mercedes mi ha detto che Angelica sta male e sono venuta a farle visita. Ha la febbre alta. Abbiamo portato delle medicine. Grazie. Vai in cucina a preparare la medicina, per favore. Sì, signora, con permesso. Se non ti dispiace, vorrei sapere che cosa c'è di vero in quello che hai detto a mia madre e a me riguardo la lettera di mio zio Francesco. Pensi quello che pensa tua madre? Che sono un bugiardo? Mia cugina Dolores mi ha parlato di una lettera che Andrea ha rubato a Basilio. Non l'ha rubata a Basilio, ma a me. Mi ha minacciato con la pistola. E adesso è in mano sua? No. Ha preso solamente la busta vuota. E dov'è quella lettera? Tu lo sai? È da padre Domenico. Voglio chiederti una cosa. Tornerai a vivere insieme a me. ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
destino. Cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre.